Diamo il benvenuto alla professoressa Silvana Rampone, ambasciatrice eTwinning e referente istituzionale Ufficio Scolastico Regione Piemonte. Professoressa, qual è stata la sua esperienza con eTwinning? Allora, io ho iniziato a fare progetti eTwinning nel lontano 2007, quindi praticamente 11 anni fa, senza sapere nulla di eTwinning. Diciamo anche nell'indifferenza dei colleghi, del dirigente, perché era qualcosa di completamente nuovo. Con molto entusiasmo mi sono buttata in questa avventura e ho cominciato a fare progetti che coinvolgevano i bambini più grandi. Io sono una docente di scuola primaria, nella collaborazione con altri paesi europei. E nel 2010 abbiamo attivato anche un progetto coinvolgendo i bambini piccoli della scuola dell'infanzia e abbiamo avuto il primo riconoscimento nazionale di qualità. Da quel momento i colleghi sono cominciati a diventare curiosi e quindi sempre un numero maggiore di colleghi è stato coinvolto nella progettazione europea. Abbiamo partecipato a seminari in presenza, online, soprattutto gli eventi online della piattaforma che rappresentano una risorsa preziosa di formazione. Io posso dire che l'80% della mia formazione professionale, sia a livello di nuove tecnologie ma anche a livello metodologico didattico, è passato attraverso la piattaforma eTwinning. Quindi abbiamo fatto un percorso di crescita insieme a tutte le altre colleghe e ormai non contiamo più quanti progetti abbiamo fatto, però siamo riusciti a innovare la scuola attraverso un uso intelligente, io dico, delle nuove tecnologie. Un uso delle tecnologie per comunicare con i bambini degli altri paesi europei e creare qualcosa insieme, perché questo è il vero scopo di eTwinning. Non solo dire io faccio questo, tu fai quello nella tua scuola, ma è mettersi tutti insieme, anche come corpo docente. Abbiamo imparato tantissimo dagli altri paesi, così come loro hanno imparato da noi. Ci siamo confrontati le metodologie, le strategie didattiche e i bambini anche hanno imparato a conoscersi, hanno comunicato attraverso le videoconferenze e hanno costruito dei veri e propri prodotti insieme. Per esempio quest'anno, che è l'anno europeo della cultura, si sono scambiati immagini di elementi caratteristici del territorio dove vivono, li hanno messi tutti insieme e hanno creato un ideale luogo europeo. Quindi i bambini veramente possono crescere in dimensione europea. Okay. Ecco, cosa può dare eTwinning a un istituto scolastico? Può dare veramente tanto. Potremmo identificare tre I. Intanto l'internazionalizzazione. Quindi la dimensione europea entra nel curriculum della scuola quando affronti una tematica che può essere di scienze, di cittadinanza, dai comunque un aspetto europeo a questo contenuto. L'inclusione, perché i bambini hanno anche imparato che lavorando con gli altri paesi europei siamo tutti diversi, tra virgolette, ma abbiamo tutti tante cose in comune, quindi la diversità non è un problema, hanno imparato a valorizzarla. E sicuramente l'innovazione didattica. La nostra scuola è diventata il punto di riferimento per tutte le scuole del territorio che vogliono iniziare progetti eTwinning. Vengono, ci chiedono, forniamo supporto e anche noi, ripeto, è un imparare, un mutuo apprendimento. È un creare comunità. È un creare comunità. Ormai abbiamo, la nostra scuola ha lavorato con 19 paesi europei, abbiamo amici in tutta Europa e devo dire che abbiamo imparato veramente tanto gli uni dagli altri. Tutti gli anni quando iniziamo a settembre la scuola, i genitori e i bambini ci chiedono, allora quest'anno che progetto europeo facciamo? È proprio entrato nel tessuto della scuola, persino il sindaco prima nel seminario che abbiamo fatto qui a Didacta e mi ha detto la tua esperienza, la vostra esperienza della scuola è veramente un'esperienza qualificante non solo per la scuola ma anche per il territorio. Aiuta anche nell'apprendimento delle lingue, immagino. Aiuta nell'apprendimento delle lingue, anche se l'apprendimento delle lingue non è l'obiettivo primario, perché il eTwinning è per tutte le discipline, per tutti gli ambiti, certamente devi comunicare con una lingua, che non è necessariamente la lingua inglese. Può essere una qualsiasi lingua che conosciamo tutti quanti, anzi noi abbiamo fatto molti progetti sul plurilinguismo, quindi la lingua inglese era la lingua di comunicazione, ma poi i bambini hanno imparato alcuni aspetti anche delle lingue degli altri paesi, riuscivano a identificare, questo è francese, oppure questo è turco, oppure questo è spagnolo.
E quindi sì, una lingua di comunicazione. Chi studia l'inglese, sicuramente i bambini imparano che imparo l'inglese per qualcosa, non solo per fare gli esercizi sul libro di testo o leggere la bella storia, mi serve veramente per comunicare. Però tutte le lingue, il messaggio che secondo me bisogna passare è che si serve una lingua di comunicazione, ma tutte le lingue sono importanti perché rappresentano il patrimonio culturale di un popolo. Certamente. La ringrazio. Grazie.